CIBAC, cibi della tradizione aquilana, la presentazione della prima edizione promossa dal GAL Gran Sasso Velino qui a Palazzo dell'Emiciclo negli uffici della Regione. Ascoltiamo nei contributi i dettagli dell'iniziativa. Paolo Federico, presidente del GAL Gran Sasso Velino, il GAL appunto protagonista di questa bella manifestazione che recupera le eccellenze per dare un punto identitario sia al cibo che al territorio. Sì, il GAL Gran Sasso Velino ha come compito quello della valorizzazione del territorio. Infatti, GAL è l'acronimo di Gruppo di Azione Locale, quindi abbiamo come obiettivo la valorizzazione. E quale migliore sistema di valorizzare un territorio bellissimo come le aree interne dell'Aquilano attraverso la conoscenza delle proprie eccellenze? Noi abbiamo circa 10 presidi slow food, no, circa, abbiamo 10 presidi slow food che valorizzano prodotti di altissima qualità di eccellenze e quindi il connubio territorio-eccellenze. Ecco, la manifestazione si terrà in 2 giorni, quindi tante attività, il territorio sempre più protagonista in una regione, che ha bisogno anche delle aree interne, evidentemente. Come no, noi l'Abruzzo è area interna fondamentalmente, quindi tranne poi la parte dedicata al mare, la costa, diciamo. Quindi questo sistema che noi stiamo organizzando e che vogliamo creare attraverso la valorizzazione, poi grazie anche all'Istituto Alberghiero dell'Aquila, grazie ai presidi Slow Food, è un modo come un altro per far veramente conoscere e apprezzare quelle che sono le nostre bellezze, la nostra storia, la nostra cultura, i nostri prodotti. Quindi crediamo che sia questa la chiave di lettura di questo nuovo sistema che speriamo si consolidi nel tempo e porti qui tantissima gente a far conoscere questi splendidi territori. Mario Di Lorenzo, direttore del GAL Gran Sasso Velino, protagonista di un'importante iniziativa che si svolgerà in più giorni. Sì, una 2 giorni nelle quali abbiamo pensato di dare vita a diciamo, a un racconto, a una narrazione di quelli che sono i prodotti tipici e di nicchia del territorio aquilano e del territorio del GAL. Un GAL che da tanti anni sta insomma, sostenendo queste produzioni in via diretta o in via indiretta. E quella appunto del 17 e 18 sono 2 giornate nelle quali si vuole portare all'attenzione di una popolazione più ampia, quella di una cittadinanza ovviamente, quelle che sono poi i principali consumatori di questi prodotti, di portarli anche ad educare gli stessi consumatori a utilizzare il cibo buono, il cibo giusto e soprattutto il cibo salutare. Dottoressa Di Stefano, dirigente scolastica dell'Alberghiero dell'Aquila, un istituto che insomma, per sua natura non poteva non partecipare a un evento del genere. Sì, infatti abbiamo accettato davvero con gioia questo invito perché l'evento consente ai nostri studenti di mettere in campo le competenze apprese a scuola e poi perché la nostra visione e la nostra missione si sposa perfettamente con la filosofia Slow Food. Noi siamo molto attenti a dare agli studenti una formazione di tipo identitario, ovvero una formazione legata al territorio, ai suoi prodotti, alle sue eccellenze. Parliamo di eccellenze sia delle risorse, sia delle persone che mirabilmente sono riuscite a custodire la nostra tradizione, la qualità dei prodotti tipici e antichi e quindi queste persone, i produttori, sono diventati davvero custodi della biodiversità, che è un valore che noi riteniamo fondamentale e cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi, perché i nostri studenti, sia dell'Istituto Alberghiero sia dell'Istituto Agrario, sono coloro che poi nel territorio raccontano le nostre bontà e sono coloro che diventeranno protagonisti dell'agroalimentare e della ristorazione, come già tanti giovani testimoniano qui nel territorio aquilano con le loro imprese e le loro attività. E l'incontro con gli enti, le istituzioni del territorio, in questo caso l'Associazione Slow Food o il GAL, e l'incontro con i produttori, gli agricoltori, i casari, i viticoltori è fondamentale perché i ragazzi imparino proprio a narrare il territorio e le sue eccellenze con passione e con entusiasmo. Rita Salvatore, presidente Slow Food Abruzzo, l'associazione coinvolta in questa bella iniziativa, insomma, in cosa consisterà?
Allora, noi parteciperemo soprattutto per le degustazioni guidate e abbiamo fortemente voluto questa iniziativa anche a sostegno di questi due nuovi presidi che verranno presentati in questa occasione. E quindi abbiamo inserito questa nuovissima iniziativa che appunto inaugureremo domani il 17 mattina all'interno di un percorso anche di degustazione e guidate, perché insieme al GAL e anche insieme all'Università di Teramo, quindi con questo accordo di più attori, abbiamo formato delle guide del gusto che anche in questa occasione potranno illustrare questi prodotti attraverso delle degustazioni preparate anche dagli allievi dell'Istituto Alberghiero, narrando anche quelli che sono appunto le regioni di provenienza di questi prodotti, la storia, le tradizioni. Quindi questo è un momento importante per noi, perché un presidio, così come ci ricorda anche l'etimologia della parola, serve a confermare la presenza sul territorio di agricoltori e soprattutto delle micro aziende agricole che, restando sul territorio grazie anche al lavoro di cura dei terreni, possono comunque nel tempo continuare a mantenere in vita quell'agricoltura che è stata l'economia più embedded, diremo tecnicamente, di questi territori. E quindi a loro va tutto il nostro riconoscimento, a loro va a tutti i nostri sforzi per la salvaguardia di queste produzioni che continuano anche oggi, anzi oggi più di ieri, ad essere garanzia proprio del presidio sul territorio e della cura di questo delle nostre terre.